Bentrovati da Luigi Pistone per il Web Network Radio NOF. Siamo in collegamento con Don Francesco Corbo della parrocchia di Sant'Anna e San Gioacchino di Potenza per il consueto appuntamento settimanale. Alcuni minuti di riflessione. Prego, Don Francesco, a lei la parola. In questi giorni, ma sono 4 anni che assistiamo a questa situazione, ci sono stati tanti femminicidi, anche uccisioni di bambini o di mamme, eccetera. C'è evidentemente in atto un grosso problema che riguarda, secondo me, l'aspetto dell'educazione alla affettività e alla maturazione, alla maturità umana delle persone. E di fronte a questo dramma che viviamo, poi naturalmente possiamo pensare a tutte le crisi di coppia, eccetera, al di là delle analisi che si fanno, alla base di tutto questo io penso che ci sia una mancanza di formazione delle persone, sia dal punto di vista umano e sociale, sia dal punto di vista anche psicologico e, se vogliamo, anche religioso. E io partirei con una serie di interventi che farò in questi prossimi giorni, in queste prossime settimane. Partirei da un primo concetto, cioè chi sono io, qual è la mia identità di persona, di chi sono figlio, di quale cultura, di quale mentalità che io mi porto avanti. Noi possiamo fare tante chiacchiere sui talebani, sul rapporto del talebano con la donna, ma poi vediamo che da noi non è che stiamo molto meglio. Allora, incominciamo con questa riflessione: qual è la mia identità e qual è il rapporto che ho con me stesso? E per dare una risposta a queste domande partiamo da una presentazione della cosiddetta finestra di Giovanni. Vediamo, sono 4 quadratini e al centro c'è un 5° quadratino. Che cosa rappresentano? Il quadratino rappresenta la parte conosciuta da me e dagli altri di quello che sono io. La seconda parte è la parte nascosta, conosciuta da me, ma non dagli altri. Sono le mie idee, i miei valori, i miei segreti, le mie emozioni, sono tutto quello che fa parte integrante dell'immagine che ho di me. Poi c'è una terza parte, che è la parte cieca, non investigata, non conosciuta, né da me e né dagli altri, e che di fatto non ho mai investigato. E poi la quarta parte è il livello del subconscio, che è abbastanza difficile da esplorare, da conoscere, salvo che non si faccia una ricerca approfondita di se stessi. E poi c'è una quinta parte, la parte conosciuta dagli altri, ma non da me. Gli altri mi vedono in un certo modo, io mi vedo in un altro modo, però gli altri vedono in me delle cose di cui io non sono consapevole. Per cui quando io discuto con gli altri, mi fanno delle osservazioni, invece di difendermi, mi devo chiedere: ma perché dicono questo di me, perché pensano questo di me? Mi devo interrogare. E poi l'inconscio, faccio alcuni esempi. Quando nel terremoto 80 le mamme che erano incinte andavano fuggendo di qua e di là e finalmente hanno partorito, i figli che sono nati avevano registrato tutte le paure della mamma quando sono andate alle scuole materne e hanno fatto disperare le maestre delle scuole materne perché erano irrequiete, eccetera, perché si portavano dentro tutta l'esperienza emotiva vissuta dalle mamme durante il terremoto. Oppure, se un bambino nasce in un ambiente sereno e tranquillo, si apre una vita ottimista. Se invece nasce in un ambiente di tensione, di litigio, eccetera, è portato a chiudersi, ad essere introverso, eccetera. Dunque, chi sono io? Qual è la mia storia? E da quale esperienza, sia dell'utero, della pancia materna, sia nell'ambiente familiare, qual è l'esperienza che io mi porto appresso? Ecco, se io sono capace di fare questa analisi di me stesso, si comincia a conoscere bene chi sono io, perché poi
reagisco in certo modo in certe situazioni. E poi altri aspetti per conoscere me stesso sono, io vivo con le maschere e faccio sempre l'esempio. Come ti porti di fronte al professor di matematica, fisica, inglese, latino, o di fronte al professor di ginnastica o di religione? Hai due atteggiamenti diversi, o se vogliamo, due maschere diverse, oppure un'autenticità in una situazione o una maschera nell'altra. Che significa che non sempre io riesco ad essere me stesso nelle situazioni, condizionato dalle situazioni in cui io mi trovo a vivere. E quindi posso anche assumere atteggiamenti che non sono autentici perché condizionato da tante cose. Per esempio, anche nel campo religioso si può essere non autentici quando il mio rapporto con Dio è un rapporto di paura, di terrore e non di amore. Per cui la paura di Dio mi fa agire in un certo modo, mi fa essere religioso, ma è una religiosità forzata. Discorso diverso quando il rapporto con Dio è un rapporto di amore, allora si esprime in pienezza e nella massima libertà. Oppure anche l'ambiente in cui io vivo mi può condizionare delle mie scelte, cioè che mi impedisce anche di essere libero. E poi un altro tema su cui si discute, io alla fine chi sono? Ecco, io che sono cresciuto in Occidente, ho fatto un tipo di esperienza, un tipo di famiglia, un tipo di scuola, un tipo di valori che mi fanno essere quello che sono. Ma se fossi vissuto in Africa, io stesso sarei con una mentalità, una cultura diversa. Per cui devo capire la mia personalità, come si è formata. E io sono così perché? Perché ho fatto questo tipo di esperienze nella scuola, nella famiglia, eccetera, e che mi fanno pensare a agire in un certo modo. E infine, un'ultima riflessione, sempre per capire chi sono io, qual è il concetto che io ho della libertà. Si parla sempre in questi termini, io sono libero di non vaccinarmi, di vaccinarmi, eccetera. Cos'è la libertà? Cioè la libertà, il primo passo è la libertà come non determinismo. Gli animali agiscono per istinti, per istinto. Il ragno fa la tela. Se noi rompiamo un filo della tela, il ragno non è capace di ripararla, fa un'altra ragno tela. L'ape, che fa le cellette esagonali perfette, se noi rompiamo una di queste cellette, l'ape non la ripara, non mette il mira là dentro, ma non è capace di ripararla. Quindi un primo livello di libertà, libertà dal non determinismo. Un altro, secondo livello, libertà come non obbligazione. Ecco, io sono libero di decidere di vaccinarmi o meno. Di fronte alla regola che mi dice è bene che ti vaccini per il tuo bene e per il bene degli altri, riesco anche però, sono libero anche di non vaccinarmi, anche di fronte a questa proposta. Quindi secondo livello di libertà, libertà come non obbligazione. Il terzo livello, la libertà come non alienazione. Il matto viene chiamato alienato mentale perché non vive secondo la sua condizione umana e quindi non è libero perché è condizionato dalla malattia. Il terzo livello di libertà, libertà come non alienazione. E infine arriviamo all'ultimo. Libertà come possibilità, tra le varie possibilità di scegliere quella che è meglio per me, che mi realizza meglio e che mi fa realizzare in pienezza, secondo i miei carismi, le mie qualità, le mie virtù, secondo la mia cultura, la mia mentalità. Ed ecco, ed è la libertà che mi aiuta a realizzarmi in pienezza come persona, che chiaramente facilita anche la libertà dell'altro, perché se anche l'altro possa realizzarsi in pienezza. E quindi io, persona libera, da questo punto di vista mi pongo di fronte alla norma, l'accetto perché vedo che mi dà delle proposte positive, o la rifiuto perché non mi convince la proposta, anzi magari la vedo negativa.
però sempre in funzione non di fare quello che piace a me, ma fare quello che mi aiuta ad esprimermi in pienezza come uomo, come donna. Ecco, tenendo presente tutti questi elementi, io comincio a capire chi sono io oggi, qual è la mia esperienza passata, qual è stato il tipo di famiglia in cui sono cresciuto, il tipo di scuola che ho frequentato, il tipo di lavoro che ho fatto, i rapporti con i colleghi, eccetera, che mi hanno fatto maturare questo mio modo di essere oggi. Sono sempre io che posso essere aiutato o condizionato da tutto il contesto, ma sono sempre io con la mia personalità di base, di origine, che si è andata sviluppando e mi fa essere in pienezza. Ecco, sono dunque, concludendo, una persona libera, pienamente realizzata, padrone di sé, o sono uno che si porta i condizionamenti nella sua storia passata? Ecco, su questo punto ognuno di noi può riflettere, meditare e cominciare a capire come meglio realizzare la propria personalità, la propria vita e la propria libertà. Continueremo questa riflessione nei prossimi incontri. Grazie Don Francesco, da Radio Nof è tutto, a risentirci alla prossima settimana.